Una vera e propria ondata di migranti, quella che ieri si è riversata a Monaco, la prima grande città della Germania sulla rotta dei profughi diretti al nord. La situazione in fatto di accoglienza a Monaco e in Baviera comincia a farsi critica. Solo ieri sono arrivate 12.000 persone. Le autorità hanno fatto appello agli altri länder per prendersi in carico più richiedenti asilo. Stiamo cercando di distribuire più migranti possibili tra quelli arrivati ieri, così che possano essere accolti anche in altre città della Baviera. E vogliamo anche liberare posti qui per poter accogliere i nuovi arrivati. Finora la situazione è stata sotto controllo, una parte della stazione è stata recintata e trasformata in punto di accoglienza dove i migranti vengono sottoposti anche a controlli medici. Ma adesso si rischia il collasso. Domenica pomeriggio, vertice straordinario delle autorità locali per trovare soluzioni di emergenza. In Bassa Sassonia è in allestimento un enorme centro di accoglienza proprio per alleggerire il carico della Baviera.